Ciao a tutti, sono Luca, quello del canale, di questo canale. Il canale è nato con me uno scherzo, forse, diciamo, ho provato a mettere e ha fatto molto più di quello che io immaginavo questo canale. E mi ero prefissato alcuni obiettivi, questi obiettivi li ho anche raggiunti, diciamo, al di là dello scopo divulgativo. Allora, oggi mi presento, ma forse nel primo video ho fatto vedere anche la mia faccia. Io sono una persona abbastanza timida e non mi piace autoriprendermi. Io poi ho la fobia degli specchi, per cui, ecco, per cui non riesco a guardarmi nello specchio, non riesco a guardare me stesso che parlo anche di fronte al cellulare. Infatti sono parecchio emozionato. Vabbè, a parte questo, allora. Volevo dire due o tre cose. La prima cosa è lo scopo del canale. Il canale è un canale, che, come vedete, è fatto per poche persone, solo per quelli che sono veramente interessate a, diciamo, a sviluppare un discorso di idroponica, in una certa maniera, okay? Andando magari a fondo su certi aspetti, almeno quello è quello che credo di riuscire a fare. Poi, il giudizio lo dovete dare voi, non lo posso dire io, non lo posso dare io, ecco. Però diciamo è nato per divulgare un po' questa cultura idroponica che è, diciamo, non è tanto presente, non è tanto conosciuto, anche se ci sono tantissime coltivazioni di idroponica in Italia, per non dire nel mondo, insomma, ecco. Però ancora adesso quando parli di idroponica ti guardano male come per dire ma che cos'è questa roba qua? Quando cominci a dire che l'idroponica è un fuorisuolo in acqua, eccetera, la gente magari si ricorda di aver visto qualcosa e quindi va, diciamo, e quindi sa più o meno di cosa stai parlando. E il concetto è quello di dare, delle informazioni, non dico approfondite perché io sono solo un ingegnere, non sono un agronomo, ecco, quindi, però è quello di cercare di dare delle informazioni, più possibile, utili, ecco, diciamo utili, utili affinché, voi possiate, risparmiare dei soldi, perché il concetto alla fine è questo, ecco, non ci giriamo intorno. E quando io ho cominciato a fare l'idroponica, la prima cosa che ho visto era, la prima cosa che mi sono chiesto è, sì, io faccio pure l'idroponica, perché faccio l'idroponica? Perché l'ho visto fare in Olanda. Io, andavo nelle serre e facevamo gli impianti per le serre, guardavo con gli occhi e mettevo via in un cassetto qua della testa e magari, sai, un giorno ti può sempre essere utile. Allora, io ho fatto l'idroponica perché con tutti i viaggi che facevo, che adesso ho anche, diciamo, ridotto tantissimo perché voglio stare a casa, però stando via tanto tempo l'orto era sostanzialmente sempre una giungla quando tornavo. Non l'ho fatto perché non mi piace, non perché non volessi sporcarmi le mani con il suolo, perché l'ho sempre fatto, mi è sempre piaciuto, insomma, ecco. Però l'idroponica ti permette di, non fare l'orto se non hai voglia, senza dover star lì, a tirare via l'erbaccia e le canne che ti crescono se tu per un anno non fai niente. Basta coprire le vasche e non ti cresce niente, diciamo. E poi l'idroponica è anche una soddisfazione personale perché, come vi ho detto più volte, diciamo, ti permette di sviluppare le tue conoscenze di elettronica, di idraulica, di biologia, di agricoltura. Chi più ne ha più ne metta, insomma, ecco, perché ci sono tanti aspetti dell'idroponica che sono interessanti, anche le luci, ecco, le luci ce ne sarebbe da dire tantissimo, ecco. E c'è una, tra virgolette, ignoranza, ma ignoranza nel senso che non conoscenza, ecco, perché in questo senso intendo dire ignoranza. Cioè, quindi c'è molta ignoranza nel settore e siamo in mano a veramente dei banditi. Allora, quando io ho cominciato a fare idroponica,
la prima cosa che mi sono chiesto è andiamo a vedere quali sono i costi. E ho visto subito che i costi principali erano le soluzioni nutritive, l'allestimento, quindi il primo allestimento, diciamo, e i costi energetici di gestione del sistema, ecco. Dell'orto idroponico e il pH, la gestione del pH. Allora, per il discorso soluzioni nutritive, quindi mi sono informato come ridurre i costi e sono stato capace, diciamo, in maniera abbastanza semplice a ridurre i costi con delle soluzioni che faccio io, diciamo, partendo da dei sali minerali che si trovano in commercio. Quindi ho eliminato la prima grossa fonte di costi, che è la bottiglietta di soluzione nutritiva, che facendo anche dei calcoli può costare fino a 30 volte di più di quello che spendo io. Idem per il pH-, pH+, il pH up, come viene chiamato, io non l'ho mai utilizzato, però se avete bisogno usate, non so, KOH per esempio, una base forte, insomma, anche che possa essere utilizzata o come fertilizzante o come elemento benefico per le piante. E quindi, diciamo, il pH ho cominciato a usare gli acidi e per la gestione sistemi che non hanno bisogno di areazione e quindi non hai bisogno di tenere accesa la pompetta o l'areatore costantemente perché diventa dopo alla fine veramente una grossa voce di spesa e il primo allestimento, sì, io avevo un fortino per i miei figli, avevo fatto un fortino per i miei figli in giardino, quando l'ho smontato, i pezzi, diciamo, che ho recuperato li ho utilizzati per fare l'orto idroponico. Ecco. Per cui, diciamo, io ho ridotto alla mia maniera come si chiama, i costi di realizzazione e di gestione dell'idroponica. Per cui il canale è nato in quest'ottica qua. Quello che ho fatto io ho cercato di condividerlo in rete perché io fino ad oggi ho sempre sfruttato internet per trovare conoscenza, per trovare informazioni. Ho trovato veramente un sacco di informazioni per il lavoro, per gli hobby, eccetera. E mi sono anche detto, è un attimino importante, che se io so qualcosa che magari non è così ben conosciuto, cerco di metterlo io adesso in rete, cioè devo fare anch'io il mio contributo ed è per questo che è nato il canale. E quindi ho puntato subito a farvi vedere come fare dei sistemi semplici, quindi a basso costo. Come fare le soluzioni nutritive a basso costo, come abbassare il pH a basso costo e questo affinché diciamo poteste anche voi realizzare alla vostra maniera un sistema, non dico simile al mio, spero anche migliore del mio, insomma, perché uno vede e poi dopo fa gli improvements, quindi uno vede da me e fa gli improvements, così come io ho visto da tanti altri, perché non è ovviamente farina del mio sacco tutto quanto, io ho visto degli altri e ho fatto io i miei improvements oppure i miei peggioramenti, diciamo, ecco. Per cui diciamo il canale è nato secondo quest'ottica qua e ripeto attualmente io ho, mi pare, 700, chiamare followers è una parola enorme che mi vergogno anche di dirlo, però diciamo ho delle persone che mi seguono e la mia più grande soddisfazione è avrò una cinquantina di persone che mi contattano sul telefono, su WhatsApp e mi chiedono dei consigli oppure sono anche loro a darmi delle idee, perché io chiedo sempre fatemi vedere il vostro sistema, fatemi vedere le foto, perché anch'io imparo da voi, diciamo. Quindi, ecco. Quindi il canale è nato per divulgare una cultura idroponica, ecco, permettetemi questo termine perché io. Cioè, ci sono i libri per divulgare la cultura idroponica, però io lo faccio nel mio piccolo, alla mia maniera.
e il canale deve rimanere così, non mi interessa né raggiungere le centinaia di migliaia di persone, non mi interessa farmi conoscere in faccia, ve l'ho detto anche il perché, e dopo vi spiego come mai oggi invece lo faccio. E per cui è nato per questo motivo qui. Quindi il canale cerca in maniera, diciamo, senza editing, senza effetti speciali, senza uno script, perché io quando parlo non so neanche quello che andrò a dire, ecco, quindi quello mi viene spontaneamente, molte volte non riesco neanche a trovare le parole, però diciamo no, non sto lì a fare, perché se uno è amante delle informazioni, diciamo è disposto anche ad ascoltare un'ora di video. Pur di arrivare alla fine dell'informazione, a ricevere l'informazione, insomma, ecco. Per cui scusatemi se a volte, anzi, se sempre sono logorroico, però non mi metto lì a fare editing, eccetera. E poi le informazioni sono date spesso anche come delle pillole, nel senso io vi dico c'è questo aspetto qui e poi dopo non lo approfondisco. Non lo approfondisco per un semplice motivo, perché molte volte, secondo me, faccio un esempio, il discorso delle carenze nutritive è un bellissimo discorso. Io non sono un esperto di carenze nutritive, io tento di fare il mio meglio, tento di capire, però non avendo studiato agronomia io non sono la persona più indicata. Allora, però mi è parso giusto dire quelle due o tre informazioni che conosco, e per quale motivo? Perché io prima di fare l'idroponica, ma neanche sapevo che dalla foglia si potesse vedere lo stato di salute della pianta, anche se è logico adesso con il senno di poi, è ovviamente logico che se io vedo la foglia, dalla foglia capisco se sta male, se sta bene la pianta oppure no. Ma io, nella mia ignoranza, non lo sapevo questo. Allora, ho messo delle informazioni, ho fatto dei video legati anche alle carenze nutritive, ai deficit nutritivi. Per quale motivo? Non perché volessi dare un'informazione completa, perché, scusate, secondo me era importante dire: attenzione ragazzi, c'è anche questo aspetto qua dell'idroponica. Punto. Poi il curioso va a prendere le informazioni sulla rete, si compra un libro, eccetera, e ognuno farà, sa che c'è quell'informazione e la prende, insomma. Ecco, va bene. Il linguaggio che uso cerca di essere il più base possibile, non è certo il linguaggio da ingegneri, perché o da chimici, perché non, altrimenti poche persone capirebbero. E niente, cerco di non fare pubblicità per sistemi o negozi, perché molti mi chiedono: ma dove hai comprato, dove non hai comprato? O mi dai il programma di Arduino? Certo, sono tutte domande legittime, però io nella mia ottica, cioè questo canale non deve avere nessun tipo, nessuno scopo di profitto, non deve assolutamente essere motivo di guadagno per qualcuno, che sia un fornitore, che sia un utilizzatore del canale, eccetera. Beh, no, non esistono fornitori del canale, ma diciamo che sia un fornitore che venda, non so, i prodotti fertilizzanti, piuttosto di uno che ha il programma di Arduino e vuole sviluppare un suo programma proprietario, ecco. E quindi in quest'ottica qua, a parte dire bricoman, perché è una realtà innegabile almeno dalle mie parti, ma anche in molte altre parti d'Italia, per cui è risaputo che è molto più economico comprare certe apparecchiature da bricoman. Il resto invece è per esempio, dove trovi fertilizzanti? Io mi trovo bene da un fornitore, ho comprato 3-4 volte da lui, mi sono trovato molto molto bene, però non mi sembra giusto escludere gli altri possibili fornitori quando uno mi chiede: ma da chi hai comprato? Beh, sì, io non ho problemi a dirti che ho comprato da lui, però non mi sembra neanche corretto, visto che il canale non vuole avere
nessun legame, cioè deve essere solo divulgativo, non deve essere un canale per far guadagnare qualcuno o meno. Quindi io ho veramente a livello personale, faccio difficoltà a dare queste informazioni. Ecco. Idem per il programma di Arduino, non è che io non voglia, cioè, darlo, cioè, ben inteso, anche se in effetti sembrerebbe così. Ops. Il discorso qual è? Il discorso è che è un programma che contiene delle funzionalità che utilizzano anche i professionisti dell'SR, e funzionalità che io non vi ho elencato, e sono come dirlo, chi ha quel programma in mano, anche se è fatto con un Arduino, che è una cosa molto economica, potrebbe comunque utilizzare quel programma per fare qualcosa a livello professionale, trarne un guadagno. Ecco. Quindi questo è il primo motivo per cui io non metto il codice sorgente a disposizione, però mi ha chiamato un ragazzo, mi ha chiesto: ma io ho fatto il programma, non riesco a fare questa parte qua. Beh, allora credo di aver perso 2 orette con lui per cercargli di spiegare un attimino come doveva fare, insomma. Però alla base c'era il tentativo di questo ragazzo di effettivamente di scrivere il programma, e quindi mi ha chiesto aiuto laddove lui non riusciva. Allora, nessun tipo di problema, insomma, perché io ti posso dare un aiuto, che un 10%, un 20% è il tuo programma, ma l'80% del programma è tuo, diciamo, ecco. Per cui in quel caso là nessun tipo di problema. Ovviamente io lo posso fare una volta, 2 volte, 3 volte, non lo posso fare sempre perché anch'io ho il tempo limitato e ho già circa 50 persone che con certa regolarità mi chiamano per avere delle info. E quando posso, cerco di dare, come vedete sul canale, cerco di rispondere a tutti nella maniera un po' più completa possibile. Poi mi posso sbagliare anch'io perché sono una persona come voi. E se uno mi chiama, cerco di rispondere anche lì il prima possibile con un messaggio WhatsApp, con una foto, con una parolina, insomma, con tutto quello che ci rende a disposizione la tecnologia, insomma, e cerco di dare sempre una risposta. Ecco. Poi dopo non è che riesco a trovare sempre le soluzioni, perché anch'io non ho sempre le risposte, anch'io sbaglio, anzi, gli errori ne faccio tanti. Ecco. Per contratto io posso sparare 10 cazzate al giorno, magari questa parola non si può dire sul video, vabbè. Posso dire 10 panzane al giorno. Allora, veniamo al motivo per cui oggi mi presento in video. Allora, visto che questo è un canale a scopo divulgativo, l'idea che mi è venuta in mente, siccome, ripeto, io ho tante persone che mi hanno contattato, mi hanno mandato le loro foto, eccetera. Ho detto: beh, visto che il canale ha scopo divulgativo, non ha scopi commerciali, non ha scopi di fare like, non chiedo mai like, se uno vuole li mette, se non li vuole non li mette. Ecco, insomma, questi sono affari vostri. Però, visto che lo scopo è divulgativo, ho detto: ma proviamo a vedere se riesco a fare una playlist dedicata agli impianti che so che voi state facendo perché mi mandate le foto e mi chiedete le informazioni. Quindi, vi chiedo, se avete un video di un vostro sistema, se avete un qualcosa che avete fatto inerente all'idroponica, purché non sia, diciamo, non nasconda dei fini commerciali. Io non ho nessun problema a postarlo sul canale, sempre che lo scopo sia divulgativo. Cioè, io ho fatto questo, mi sono trovato bene qua, mi è cresciuto
ho usato questa ricetta, ho avuto problemi di qua, cioè insomma mi è venuta un'idea su questa cosa qui, insomma fate vedere quello che avete fatto voi, che sia il prezzemolo in un vasettino piccolo o che sia la mega serra automatizzata o che sia qualsiasi altra cosa, non importa, l'importante è che l'abbiate fatto voi e che abbiate voglia di divulgarlo. Ecco, quindi se avete voglia, io apro, vi do questa opportunità. Potete anche mettere il link al vostro canale, se avete un canale, a me, purché sia attinente con l'idroponica, altrimenti no, diciamo, ecco. Però diciamo, se uno, perché c'è gente già che mi ha contattato, che ha il proprio canale, YouTube, dove fa vedere le proprie coltivazioni idroponiche, potete mettere anche il vostro link, purché non ci siano dei fini commerciali, ok? Io non ho nessun tipo di problema, perché la conoscenza e i sistemi ce ne sono tantissimi nel mondo ed è bello vederli, è bello vederli anche come uno li realizza, come uno li sviluppa, come uno interpreta l'idroponica alla maniera sua, insomma, ecco. Quindi chi vuole mi contatta sulla mia mail, che io la metto adesso sotto nel testo. Ecco, mi raccomando, io quella mail è una mail solo per il canale di YouTube, per cui non la leggo. Però se qualcuno mi avverte, guarda che ti ho mandato la mail mandandomi un messaggio su YouTube, io apro la casella di posta e vedo qual è la richiesta, diciamo, altrimenti io non leggo la mail. Per cui se volete partecipare a questo progetto, che ripeto, siamo quattro gatti, per cui io non mi aspetto di vedere centinaia di persone che postino. Magari io sarei già contento con 4 o 5 video di persone che hanno interpretato alla propria maniera l'idroponica, ecco. Quindi se avete questa voglia, se avete, io vi do l'opportunità di postare il vostro video, non aggiungerò commenti. Mi date il video, io lo posto tale quale. L'importante è che il linguaggio sia appropriato, che non ci siano riferimenti commerciali. Oddio, un riferimento commerciale, cioè, ci può essere, ma non ci deve essere uno scopo personale per fare il video, postarlo e dopo guadagnare dei soldi. Cioè, uno può dire benissimo, io ho comprato questo da Bricoman, per carità, non nessun problema a dire questo, ecco. Però non io vendo questo prodotto o vendo questo, cioè insomma questo non è vera divulgazione, questa è come si chiama, pubblicità. Vabbè, quindi il motivo era questo. Se avete questa se volete potete utilizzare il mio canale per postare la vostra idroponica, insomma. Ciao a tutti e alla prossima.